Tra i verdi monti della Valnerina risplendono al sole le bianche pietre dell'antico borgo fortificato di Vallodinera. Un piccolo paese castello circondato dalla pace e della natura, ma che nei primi giorni di giugno, in occasione di Fior di Cacio, esplode di vita ed allegria. Numerosissimi sono stati infatti i turisti e gli appassionati del buon cibo che non hanno voluto perdere l'appuntamento con l'evento che esalta alcuni dei prodotti gastronomici più tipici e apprezzati della Valnerina: i formaggi, le mozzarelle e le ricotte. Fior di Cacio compie 16 anni e lo fa con un'edizione strepitosa, perlomeno per la partecipazione. Abbiamo messo in atto un programma più variegato possibile che celebrasse comunque la grandezza del formaggio umbro, soprattutto quello della Valnerina. Negli angoli più suggestivi del borgo a mettere in mostra le loro specialità sono stati oltre 60 produttori locali e non, da quelli più piccoli alle più grandi e radicate realtà imprenditoriali del territorio come il gruppo Grifo Agroalimentare. Partner di Fior di Cacio, la cooperativa umbra ha infatti messo a disposizione il proprio latte per la filatura delle mozzarelle e per la maxi ricotta di chiusura della manifestazione. Ad accompagnare la mostra mercato tutta una serie di iniziative, dalle numerose degustazioni a laboratori in piazza, dallo show cooking di pasta alla norcina, agli education alle 1000 matrimoni del formaggio, dai canti popolari alla musica folk, fino alle partecipate escursioni in bici e alle camminate lungo il fiume Nera tra i pascoli e boschi alla scoperta di eremi e abbazie. Il nostro piccolo borgo, il nostro paese medievale è pronto ad ospitare tutti, non solo per venirci a visitare ma anche per venire ad abitare magari. Siamo in Valnerina e l'ambiente è bellissimo, la qualità della vita è veramente molto alta, solidarietà, risorse naturali e tante possibilità di crescere bene.